Ciao, Paranormal Investigator Varese, sono in provincia di Alessandria, vicino a Montelero, comune di Montelero, frazione San Maria. Qui c'è una chiesa e un cimitero sconsacrato, abbandonato a se stesso. Adesso lo andiamo a vedere e occhio agli spettri, mi raccomando. Guardiamo che cosa c'è. Non è tanto, ma un altro video di quelli che voglio farvi vedere. Ok, procediamo. Questa è la chiesa sconsacrata. Qui c'è una cappella, famiglia Bertana Giovanni. Vedete là su? Qui, entra qui. C'è la Madonnina. Qui sotto c'è una lapide. Vedete? Qui a Don Bonzano, molto probabilmente qui c'era un parroco, eccolo qua, Don Corrado Giovanni Battista, nato a Rocchetta di Pontestura, 1805, 1412, 1886, parroco di Montalero per 52 anni, una preghiera. E Battista Corrado, Bestrum Pastor Fui Duos et Quinquaginta annos in terra simu ergo omnes cives annos aternos in coeleo ita corpore et spirito perpetua un vivimus momentum posatum die 14 dicembre anno 1886 a Don Bolzano. Ecco qua, io non so se qui è caduta giù, è un monumento, è una bara, questo non ve lo so dire, comunque queste. Qui c'è delle lapidi un po' sgualcite che non si capisce bene esattamente che cos'è. Qua è l'esterno della chiesa, antica, guardate qua, qui ci sono delle lapidi. Torchio Guglielmina, anni 19, del 1946. Qui ce n'è un'altra, Torchio Luigina, qui c'è, ci sono sepolti dei morti. Qui ci sono delle lapidi, Angelo Mussano, vedi? Ecco qua, sono un po' sgualcite, non si vede esattamente dentro il nome della persona, sono anche rotte per lo più, vedete, appoggiate qua. Qui c'è un'altra cappella, famiglia Mussano, è chiusa con il lucchetto, vediamo un attimo cosa c'è dentro. Qua ci sono proprio i morti dentro qua, non credo che sia tanto abbandonato questo posto, perché ci sono i morti, quindi è un cimitero vero e proprio. Qui ci sono altre lapidi, facciamo un giro, ci sono altre lapidi che sono sgualcite, non si vede, forse è questo, vediamo. No, anche questa non si legge, c'è la foto ma non si legge il nome. Qui c'è un altro morto, vedete, delle lapidi. Qui c'è una donna, una abbastanza vecchia però, qui finisce il cimitero. Qua c'è l'esterno della chiesa sconsacrata, vedi altre tombe qua, vedi, qua faccio vedere,
l'esterno di questa chiesa. Qui c'è un'altra, allora, Guglielmo Martino, Campia, mesi 2. Bene, l'avevo qua, 12/1/1935, i genitori. Aveva solo mesi 2, eh? Sto messa qua una lapide. Qua, anche qui. Questo è l'esterno della chiesa. Lì sopra c'era forse la campana. Qui Luigi Ravera. E qua entriamo, qui c'è la porta, vedete? Qui entriamo in questa chiesa che ormai non esiste più. Per il fatto che ci sono su solo. Qui c'era l'altare, vedete l'altare, ormai praticamente distrutto. Cerco di andare qui a vedere cosa. Eccolo qua, questo è l'altare. E qua, vedete, facciamo un giro. Molto probabilmente là c'era la campanina della chiesa. Questo qua, vicino al comune di Montalero, provincia di Alessandria, vicino alla frazione Santa Maria. Vedete? Quindi adesso, Paranorma Investigator Varese vi ha fatto vedere questa chiesa sconsacrata, il cimitero annesso, che qualche morto c'è ancora. Qui è una bella località, frazione di Santa Maria, Montalero è il comune, provincia di Alessandria. Una bella posizione, siamo in alto, tranquillo, e qui sorge questo cimitero con la chiesa sconsacrata. Comunque qui qualche morto c'è ancora, sono di vecchia data, eh? Parliamo dal 1800 arrivare al 1950, oltre questo non ce ne hanno messi più di morti in questo cimitero. Comunque abbiamo visto anche questo, bello, è un po' paranormale. Ok, vi saluto, al prossimo video, alla prossima avventura e alla prossima visione della Paranorma Investigator Varese, che vi saluta e vi ringrazia come sempre. Ciao, Paranorma Investigator Varese. Occhio sempre agli spettri. Ciao ragazzi.